Allora, continuiamo la nostra trasmissione, continuiamo con Gran Michele, però state con noi, stasera abbiamo tanti ospiti, ci occuperemo dell'associazione Propositi con Angela Tasca e Carmela Armeli, ci sarà una bella pagina di storia calatina con Massimo Porta e poi avremo l'assessore regionale al turismo Anthony Barbagallo. Però cominciamo subito dando il benvenuto al consigliere comunale di Gran Michele, Pietro Palermo. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Buonasera a voi. Allora, consiglio comunale proprio martedì sera, se non vado errato, no? Sì, sì. Sì, martedì sera. Raccontaci un po' com'è stato l'ordine del giorno, sei stato un po' protagonista anche tu di quel consiglio. Cerchiamo di... Di fare la parte. Di onorare il ruolo che si ha, non, in consiglio si deve intervenire, si deve argomentare, si devono difendere anche gli atti che vengono proposti, quindi non è questione di protagonismo, ma è implicito nel ruolo del consigliere comunale. Qual è l'argomento? Gli ordini del giorno allora, che avete citato, qual è stato? Gli argomenti più importanti? No, il Consiglio Comunale è stato convocato ai sensi del regolamento di Consiglio Comunale, abbiamo chiesto noi la convocazione del Consiglio Comunale, 5 consiglieri comunali, il dottore Bellino, Chiara Modica, il sottoscritto, Davide Malaspina e Tommaso Zapparrata. Abbiamo chiesto al Presidente di mettere 3 punti all'ordine del giorno. L'urgenza stava soprattutto in 2 punti, nei primi 2 punti, che sono l'ordinanza della Corte dei Conti su un consuntivo, un bilancio consuntivo del 2014 e la rottamazione delle cartelle che è stata prorogata con una legge dello Stato. Quindi noi abbiamo chiesto la presenza in aula del dirigente e del Collegio dei Revisori dei Conti, che quest'anno sono di nuovo 3 e sono stati nominati tramite un sorteggio e quindi hanno fatto una buona impressione persone che conoscono bene la materia. Quindi l'urgenza era per quei 2 punti. Il terzo punto è abbiamo chiesto un dibattito su delle offese che stanno avvenendo nell'ultimo periodo tramite social, secondo noi, alla maggioranza del Consiglio Comunale e quindi al Consiglio Comunale. Martedì era una seduta di aggiornamento, perché il Consiglio era stato convocato per venerdì. Proseguo di seduta, diciamo. Sì, sì, ci siamo aggiornati a martedì e abbiamo chiesto... Io e il consigliere Renzo Giandinoto, che facevamo parte della prima commissione, di mettere un punto aggiuntivo, di trattare un punto aggiuntivo, abbiamo chiesto al Presidente che ha accettato, diciamo, la delibera di riconoscimento di un debito fuori bilancio che, per quanto riguarda il pagamento di fatture alla società che fornisce il gas al Comune di Gran Michele. Una fattura del 2013 che c'erano state... era nata una sorta di contenzioso, una fattura che era partita da oltre 100.000 e abbiamo riconosciuto 25.000 euro circa. Questa delibera è collegata a una sorta di accordo transattivo che il Comune deve fare entro il 30 di marzo per cercare di uscire da delle chiamate norme di salvaguardia, ora di preciso non lo so, che il gas e l'Enel venivano pagate più cari, quindi con questo accordo il Comune avrebbe un giovamento economico, un risparmio economico. Sì. Un'economia. E abbiamo fra l'altro chiesto il prelievo del punto, lo abbiamo votato e abbiamo dichiarato la immediata esecutività dell'atto, in modo da permettere all'amministrazione comunale di salvare in tanti aspetti il bilancio comunale, eventuali debiti, eccetera. Abbiamo fatto un atto di collaborazione, perché noi fin dal primo giorno, quando ci siamo insediati, abbiamo tenuto sempre un atteggiamento collaborativo.
Penso, poi se qualcuno pensa il contrario, non lo so. Io penso che fino ad oggi il Consiglio Comunale si è dimostrato responsabile. E ho citato anche l'approvazione del bilancio, l'approvazione di qualche regolamento. E approvato questo punto, siamo passati al trattamento del punto sulla rottamazione delle cartelle. Abbiamo fatto un dibattito per certi aspetti aspro, per certi aspetti con un contraddittorio, diciamo, che fa parte secondo me fa parte dell'attività Dell'attività di politica, politica, certo. esponendo le nostre ragioni e in quel dibattito ci siamo fatti un'idea. Secondo me è stata rafforzata la nostra idea che entro il mese di marzo questa rottamazione delle cartelle si dovrà trattare di nuovo, perché ci sono delle novità. Una delle novità è la Corte dei Conti che richiama ancora una volta il Comune di Gran Michele ad avere liquidità, perché c'è poca liquidità, a cercare di incassare Impossibile. I tributi più velocemente possibile, in modo da colmare questo deficit che ha il Comune di Gran Michele. Uno degli elementi è questo, un altro elemento è che il Comune di Gran Michele ad oggi, fino a martedì, mi pare ancora che la tredicesima mensilità ai dipendenti non è stata pagata e che a quanto pare molte imprese, molte ditte che hanno fatto servizi o lavori al comune devono essere pagate, c'è un arretrato di quasi un anno. Quindi queste sono le motivazioni che ci portano a discutere perché anche se nel consiglio del 1º febbraio o del 31 gennaio quell'atto non è stato discusso pienamente, nulla vieta di ritornare sull'argomento, perché io l'ho detto, si può anche cambiare idea Certo. su una determinata un E questo determinato. della rottamazione delle cartelle, Sì, giusto? sì, sì, Che sì. fu un provvedimento, mi pare, se la memoria non mi inganna, che l'amministrazione comunale portò in consiglio, originariamente, mi pare. L'amministrazione l'ha portato in consiglio l'atto per fare esprimere il consiglio comunale. Ma i consiglieri comunali che sorreggono l'amministrazione erano contrari, infatti hanno votato contro a questa Sono 4 4 su 16. su 16, la minoranza, diciamo. La cosa particolare che abbiamo sottolineato e che cercheremo di secondo me, di analizzare meglio è che c'erano due pareri negativi da parte dell'ufficio del settore tributi e da parte del settore bilancio, mettendo in difficoltà Certo. chi vuole approvare quest'atto. E martedì sera è emerso che i revisori dei conti hanno dichiarato che non c'è danno all'erario se c'è una legge dello Stato che ti dà la possibilità di rottamare le cartelle, ovvero le sanzioni e gli interessi previsti. Comunque è una scelta È politica, una questo scelta è chiaro. politica, è Per una esempio scelta. questo dispositivo il Consiglio Comunale di Milano non lo ha voluto adottare, il Consiglio Comunale di Catania mi pare che non l'ha voluto neanche No, con la adottare. proroga l'ho adottato. Come? Dopo la Ah, proroga dopo la loro, l'ho però adottato. quello di Milano per esempio ha fatto senso perché non lo hanno adottato, ma perché ritenevano che fosse eticamente non giusto. Per Certo. quelli che hanno pagato e per quelli. Certo. E c'era una discrepanza. Ma valuta, è una scelta politica. Ma È una scelta bene, la politica. scelta politica, dobbiamo guardare anche i contesti Chiaro, economici, geografici, evidentemente. perché Milano ci potrebbero essere Evidentemente. grandi, Certo. grandi gruppi industriali che Certo. possibilmente, perché il comune conosce l'ammontare Certo. e l'entità dell'evasore. Gran Michele è una città, mi permette di dire che molti cittadini certe volte ritardano di pagare Chiaro, chiaro, per il cui tributo perché torna utile avere a disposizione questa opportunità. Certo.
Secondo noi sì. Ho dichiarato che Caltagirone con il dissesto lo ha approvato. Palagonia in Ragusa, governata dai 5 Stelle, l'ha approvata. Quindi Catania, subito dopo la proroga, mi pare che ho letto che è stata approvata. Quindi è un atto che secondo me potrebbe aiutare. Si devono contemperare le esigenze dei cittadini, del comune, e anche la liquidità è importante. Certo. Oggi i comuni soffrono per la liquidità. Ora, questo qualcuno dice che sono inutili ragionamenti, discussioni, confronti. Questo è il sale della politica. Su determinati argomenti io mi voglio confrontare non solo con chi la pensa diversamente, ma anche con i tecnici, con i revisori, per capire meglio come affrontare e proporre un atto e migliorare un atto. Questo è stato, come dire, il punto che abbiamo discusso l'altra sera. Poi abbiamo approvato un regolamento, tu sai bene che finalmente l'annosa vicenda della gara unica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è stata chiusa, quindi a breve i comuni si stanno adoperando per fare i contratti. Abbiamo approvato questo regolamento che serve, è finalizzato e propedeutico alla sottoscrizione del contratto. Quindi è stato un consiglio comunale, secondo me bello, dove ci sono diverse posizioni. Io rispetto sempre le posizioni degli altri. Io parlo sempre di attività amministrativa, di atti amministrativi. Certo. Non mi permetto mai di dire che sono il detentore della verità, soprattutto su atti amministrativi, atti che interessano la comunità. Quindi, e diciamo che puoi dirlo a buon titolo, diciamo, no? Se non altro perché hai fatto lungamente l'amministratore e ultimamente hai fatto anche il Presidente del Consiglio. Penso di aver acquisito una buona esperienza. Aver acquisito una del rispetto delle istituzioni, della conoscenza delle istituzioni. Sì, sì, le istituzioni locali le abbiamo frequentate per parecchio. Quando uno si approccia con l'umiltà, no? È ammissibile che possa anche esserci qualche svarione, diciamo, giusto? Il problema è quando c'è la supponenza di saper giocare ruoli che probabilmente, forse col passare del tempo e dell'esperienza, certamente si diventa maestre, no? Però nell'approccio iniziale, ahimè, voglio dire, ci sta che uno ha necessità di approcciarsi con la dovuta umiltà, diciamo, ecco, con la buona predisposizione d'animo, ma questo sta alla base praticamente della formazione di ognuno di noi, diciamo, no? C'è l'arrogante che non ha assolutamente nulla a cui dobbiamo imparare niente, ma c'è chi invece ci insegna con i gesti di umiltà l'approccio, nella fattispecie stiamo parlando delle istituzioni. Pietro Palermo è uno che viene dalla gavetta, ha una sua storia politica che non ha mai rinnegato, penso, no? Mai. Tu eri comunista all'inizio, no? Non l'hai mai rinnegato. Assolutamente. C'è qualcuno che se lo dimentica o comunque vorrebbe che fosse passato nel dimenticatoio, ma Pietro Palermo è uno che sa perché è cresciuto con le istituzioni, quindi fa parte del suo know-how e quindi oggi lo spente con l'autorevolezza appunto propria, ma dell'acquisizione appunto di tutto questo, di questa trafila, quello ha portato ad essere a uno che tutto sommato può guardare dall'alto anche chi riveste istituzionali, ruoli istituzionali, seppur di passaggio, diciamo. Non c'era niente questo, ma mi è servito soltanto per dire chi era Pietro Palermo, diciamo. No, non mi permetto di guardare dall'alto, però mi permetto di dare consigli, avere buon senso. Devi trovare le persone che siano predisposte a recepire i consigli. Ma grazie mille, sono tutti bravi ragazzi, persone che mancano un po' di esperienza, ma che strada facendo faranno esperienza. Non c'è pericolo che questa si tramuti in arroganza, no? In supponenza. Guarda, non mi voglio esprimere. Non mi voglio esprimere perché la famosa trasmissione che tu hai citato prima,
Quello quando eravate quattro ospiti. Sì. Qualcuno, ci fu un periodo che mi ha quasi tolto il saluto, oppure ti salutava per dire ehi, non è stato. Io in questa trasmissione vengo da anni. Assai. Assai. Assai, assai. A Pino Cascino lo conosco da quando era assessore allo sport. Ed era presidente di una squadra di calcetto che come ospitavamo no? a Gran Michele, vero, in C1, militavamo nel C1, non avevamo un campetto di calcetto. Quindi non vengo chiamato perché, vengo chiamato perché ho la mia storia, c'è l'amicizia, lui pensa che io rivesto un ruolo istituzionale, quindi non ci sono congiure, volevo dire questo, io sono per i confronti democratici. Assolutamente. Per cui il Consiglio Comunale è stato posto da questi cinque consiglieri comunali. Il terzo punto invece è stato, ed abbiamo fatto bene, abbiamo posto in discussione le offese che arrivano ultimamente sui social ai consiglieri comunali, senza fare nome e cognome, eccetera. E questa cosa che noi abbiamo chiesto in Consiglio Comunale è stato il Presidente del Consiglio il primo a sentire la necessità. No, ha fatto un comunicato di abbassare i toni verso il Consiglio Comunale. Ha sentito la necessità di mettere in condizione il Consiglio di poter abbassare i toni. Non lo conosco, ma credo che sia una persona responsabile. Se un ragazzo è mio cugino, siamo primi cugini. Vabbè, ma quanto la parentela è molto allargata dei Palermo, diciamo. No, è un ragazzo che devo dire che non ha l'esperienza, però sta crescendo nelle funzioni di presidente e ha fatto questo appello di dire: badate bene, Consiglio Comunale, ognuno svolge il proprio ruolo, ma cerchiamo di rispettare il massimo consesso cittadino. L'istituzione. L'istituzione. Certo. Quindi noi abbiamo chiesto di, se è possibile, che venga acquisito qualche parere legale, perché riteniamo che c'è l'offesa al corpo politico. Poi quella personale, come diceva qualcuno in aula, su quella personale stiamo valutando, non è in discussione quello, oppure ci dobbiamo nascondere dietro il Consiglio per farci difendere. Assolutamente. Non esiste. Penso che è stato opportuno per far rasserenare il clima che c'è ultimamente, ma questo clima è partito dopo quella trasmissione. Non capisco il perché, ma io nemmeno, quella trasmissione è stata di una pacatezza. Non la capisco sta cosa. Grafica, cioè che se ci fosse lo spazio nel palinsesto per poterla riproporre, io credo che sarebbe. Ma forse più che riproporre quella, invece mi sta venendo in mente, perché posso farlo in questa trasmissione, di dedicare un'altra serata a Gran Michele con altri ospiti, per vedere a distanza di 2 mesi che cosa è maturato, come si è evoluta la situazione. Ma di questo vediamo un po' nelle prossime sere cosa riusciamo a mettere in atto. Perché comunque io quando vengo invitato in questa trasmissione parlo con la città, con i telespettatori, parlando dei problemi. Ma non da oggi, Pietro, da vorrei che fosse chiaro. No, da sempre. I problemi che hanno tutti i comuni, no? Perché è governata Gran Michele da quel colore politico. I comuni hanno dei problemi, certo, ed è giusto spiegare ai cittadini i problemi che ci sono. Finisco per dire il primo punto, che era la relazione. Le misure aggiuntive che chiede la Corte dei Conti sul consuntivo è stato dichiarato in aula, ma non avevamo dubbi che gli uffici ci stanno lavorando, ma nella relazione, nella richiesta della Corte dei Conti chiede anche quali provvedimenti deve prendere l'organo esecutivo, perché ormai fra l'altro è un consuntivo di un'altra amministrazione, non dell'amministrazione in corso. Io ho detto anche che
Nel confronto consiliare la Corte dei Conti chiedeva per un determinato consuntivo 12 punti, oggi siamo arrivati a 4 e quindi c'è la certificazione di un risanamento. Ora bisogna stabilire se basta questo risanamento, se sta continuando o se non ci saranno altre misure. Io l'ho Ci vuole detto, qualche altro assestamento, diciamo. no, io l'ho detto, sul bilancio di previsione 2016 ci sono, a mio modesto parere, mi posso anche sbagliare, però lo dico in democrazia, ci sono delle criticità che sono quelle relative al ruolo dell'acqua. E non ho contestato che l'amministrazione incarichi una ditta esterna. Queste sono piccole attività amministrative, non cambia l'economia Certo, di un bilancio, eccetera. chiaro. Contesto il ritardo, perché l'amministrazione è vero che è nuova, che si è insediata a giugno, ma ha scelto un tecnico che era il tecnico che aveva scelto Salvatore Canzoniere per risanare il comune di Gran Michele, che è una persona che rispetto, che è messa lì a lavorare e che quel lavoro che stanno facendo oggi potevano farlo già da luglio. E questo ritardo, secondo me, potrebbe, uso il condizionale e auspico, come dire, spero che non si avveri, che il ruolo dell'acqua, le letture, i consumi arrivano in ritardo e vengono pregiudicati gli equilibri di bilancio. Ma Certo. questo io spero che non sia così. Spero che non sia così, spero che Gran Michele riesca a cavarsela, perché siamo preoccupati, eravamo preoccupati e siamo preoccupati. Ma questo lo diciamo perché abbiamo il ruolo di consigliere comunale, siamo stati votati per fare consigliere comunale e dobbiamo controllare, verificare e relazionare in aula, E dare indirizzo. dare indicazioni e relazionare in aula. Dare indirizzo. Quindi aspettiamo la relazione da parte che venga posto all'ordine del giorno il punto sulla relazione della Corte dei Conti. E aspettiamo il conto consuntivo che si deve portare in consiglio entro marzo, quindi mancano 22 giorni, assieme alla rottamazione delle cartelle. Devo dire che ultimamente il consiglio viene convocato su richieste dei consiglieri di minoranza. Ci sono pochi punti, Che siete la maggioranza, e insomma. siamo la maggioranza, e questa cosa non deve dare fastidio. Non Certo, deve dare se fastidio. l'amministrazione non produce atti da portare in consiglio, è Ma non è normale che il solo una consiglio. vicenda di atti. Noi chiediamo che il consiglio venga relazionato su determinate vicende, su determinati atti. Abbiamo fatto due richieste di convocazione del Consiglio Comunale. E il Consiglio Comunale, l'istituzione Consiglio Comunale serve a confrontarsi, ora abbiamo lo streaming, e a fare sapere alla cittadinanza come dire, l'azione amministrativa, i problemi, eccetera. Va bene, Pietro, chiudiamo qua. Tanto ci riaggiorneremo Ma presto io perché vale sono. la pena rifare un altro focus a più voce praticamente qui in diretta e dare la possibilità ai cittadini, civilmente, come sempre abbiamo fatto, dando l'opportunità ai cittadini di intervenire tramite le tecnologie, diciamo, che ci sono nell'immediatezza, che sono WhatsApp, le mail, gli SMS. E altre diavolerie di cui non sono molto pratico perché io non frequento il web, non frequento i social, quindi va bene così, diciamo. Grazie al geometra Pietro Palermo, consigliere comunale. La forza politica di gruppo com'è? So di un tuo transito nel Partito Democratico, o sto ricordando Sì, male? sei bene, Sì? sei informatissimo. Beh, scusa, Sì, sì, quindi sì. Certo. si è concretizzato questo. Si è concretizzato nel partito, ma noi siamo stati eletti in liste civiche. Sì, no, va bene, stavo dicendo come appartenenza partitica.
partitica. Ma il mio partito è stato sempre, stato sempre quello, il Partito Democratico. È stata una curva messa, presa male tempo fa, diciamo. No, 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 io ho votato sempre il Partito Democratico, alle primarie sono stato sempre presente, ho aiutato, come dire... Dai, sei anche tu un comunista nel DNA, diciamo, Per me è un complimento. Non l'hai mai rinnegato. No, ma assolutamente. Tu eri tra i fondatori del Partito Democratico? No, no, no. Ah, no? Io sono stato capogruppo dei Democratici di Sinistra e poi non ho aderito al Partito Democratico. Però... No, poco cambia, diciamo. Eh? Poco cambia, no, diciamo. Cambia. Grazie Pietro, buon lavoro. Grazie Pino, grazie a te. Pausa pubblicitaria, ci vediamo dopo.